Allora, questo video verrà visto dai credenti e dai non credenti. Io sono stato tutte e due le cose. Verrà apprezzato da qualcuno e verrà preso in giro da qualcun altro. Io ho fatto tutte e due le cose, soprattutto nei confronti di altri che raccontavano le loro testimonianze, soprattutto spirituali. Verrà visto dai religiosi, ma anche da chi ha fede senza necessariamente praticare chiese o dottrine. Io sono stato tutte e due le cose. Non sono bigotto, non vado in giro predicando i Vangeli, non aspiro a diventare prete, non faccio miracoli, non sono un papa boy. Sono un normale peccatore medio, senza nulla togliere a quelli che ho elencato adesso. Detto questo, per 8 lunghi anni ho sofferto di una grossa depressione, di quelle proprio acute, soprattutto verso la fine. Quelle depressioni che non ti fanno alla fine più uscire di casa, avevo continui attacchi di panico, anche se per me l'attacco di panico è uno solo nella vita, tutti gli altri sono la paura che ti ritorni il primo attacco, quindi vai in panico per quello. Ero sempre agitato, sono arrivato addirittura ad un punto in cui mi sono anche quasi convinto che la vita non avesse più senso, e quindi via a bere l'alcol e perché no le droghe, sperando in un sollievo che però non arrivava mai, perché finito l'effetto tornava tutto come prima, se non peggio. Poi anche qualche seduta da qualche specialista, perché gli amici, quelli più stretti, mi dicevano fatti vedere da uno bravo. Io ci credevo, giustamente, pensavo di essere pazzo, e quindi perché no, proviamole tutte, ok? Però nulla, nessun sollievo, cioè ciò che c'era dentro questa testa, cioè il disagio che io non riuscivo a spiegarmi, quel vuoto che era nella mia anima, lo potevo risolvere soltanto io. Gli altri potevano al massimo sostenermi, qualcuno bravo, anche non necessariamente specialista, poteva intuire qualcosa, ma a risolvere il problema dovevo essere io nella mia testa. E allora pensavo, sono malato. E quindi via a farmi tutti gli esami del sangue, mi batteva sempre forte il cuore, stavo male, anche lì niente, tutti gli esami risultavano tranquilli, e allora non avevo nulla. E allora sono arrivato al punto di dire, ok, ciò che ho io non ce l'ha nessuno, cioè io ho una malattia mentale che ancora non hanno scoperto e che non c'è cura. E quindi ero disperato ancora di più, via, sempre più agitato, sempre più depresso, alla fine non facevo più nulla, anche sul lavoro andavo sempre in panico, stavo male, gli amici che mi evitavano, soprattutto al sabato sera, li capivo perché gli rovinavo sempre la festa, quindi non uscivo praticamente neanche più di casa. Abitavo a Roma, erano la fine degli anni 90, avevo un rosario, non ridete, non sapevo nemmeno come si recitasse, conoscevo il Padre Nostro, me l'avevano insegnato da piccolo, gloria al Padre, l'eterno riposo, l'Ave Maria, conoscevo anche Padre Pio, che molti dicevano che spesso interviene o interveniva per aiutare delle persone, sempre con il permesso di Dio. Io ridevo, mi sembrava ridicolo, ora mi vedete ridere perché ma in quel momento era proprio tragica la situazione. Mi sentivo proprio ridicolo anche a sentir dire che appunto pregando poi dopo qualcuno ti avrebbe aiutato, però stavo male, talmente male che cominciai a pregare Padre Pio attraverso queste preghiere, tenendo al collo il rosario, cantando, cioè io pregavo cantando con delle melodie inventate da me, se no mi annoiavo, capito? E quindi il grande dolore dell'anima io cercavo di riempirlo cantando le preghiere che conoscevo. Un giorno, dopo anni di preghiere, la depressione mi è iniziata forte agli inizi degli anni 90, poi è peggiorata, pregavo a casa, pregavo andando al lavoro, pregavo quando stavo male, sempre cantando, anche quando camminavo, quando facevo la spesa, non andavo in chiesa, pregavo e basta. Beh, un giorno, una mattina, ho aperto gli occhi, come se niente fosse, e ho sentito una forza dentro di me, fermi, come se fossi un bambino. Ho fatto colazione sempre pregando, sono andato in bagno pregando, sentivo sta forza, sta positività, mi sono vestito pregando, ma stavo bene come non lo ero mai stato, incredibile. Vado al lavoro pregando, sempre cantando, torno a casa pregando, era un'abitudine, oramai io non pensavo neanche più alle preghiere, cioè oramai le dicevo, magari pensavo ad altre cose. Vabbè, ritorno a casa, entro nel palazzo dove abitavo, prendo l'ascensore pregando, ora vi viene da ridere. Mi guardo nello specchio dell'ascensore, perché in ogni ascensore più o meno c'è uno specchio, e dietro di me, non ridete, vedo l'immagine di Padre Pio con un volto sereno che mi fa il gesto della benedizione. Mi giro di scatto e ovviamente, come in un film, non c'era. Però ha cominciato a battermi forte il cuore, no? Sono entrato in casa spaventato, però da una parte ero felice, stavo bene, cioè avevo avuto un contatto con chissà chi, forse Padre Pio. Non avevo battuto la testa, ho pensato ad un'allucinazione, era una cosa che oramai era talmente fissa nel mio cervello che mi ero convinto. Non avevo bevuto, non avevo preso droghe, era da mo' che non facevo più nulla, ero sobrio, se no non sarei qui a raccontare proprio i dettagli.
Però per me era un'allucinazione, dai, impossibile. Ho riso, dicendo: ma questa stupidata è frutto della mia immaginazione. Però stavo bene e continuavo a pregare. Avevo una frizzantezza nell'anima che quasi quasi potevo anche spaccare il mondo con una mossa di karate. Ero come rinato, non lo so spiegare meglio. E a un certo punto, però, fuori dalla porta di casa, stavo al quarto piano del palazzo, delle signore rumoreggiavano, sentivo che rumoreggiavano nel palazzo e soprattutto nel quarto piano. Mi suonano il campanello, quattro signore del palazzo che mi avevano visto poco prima entrare nell'ascensore, non le avevo aspettate perché non le avevo viste. Beh, mi dicono: senti, ci devi dire il nome del profumo che usi perché ha impregnato tutto l'ascensore e tutto il quarto piano. Non ridete. Io risposi: guardate, non ho mai usato il profumo in vita mia, ed è vero, metto soltanto un po' di Infasil, che è il deodorante, vi state sbagliando. Ma loro insistevano, si avvicinavano e mi annusavano, ovviamente nei limiti, e mi dicevano che quel profumo che avevo addosso era fortissimo, era intenso, era un profumo di fiori, di rose, che loro sentivano ma che io non sentivo, cioè io non l'ho mai sentito quel profumo lì, e anche in quel momento non l'ho sentito, però loro dicevano: ma come fai a non sentirlo? Sei pieno di questo profumo, tu ci prendi in giro, ma io non lo sentivo. Poi due di loro mi hanno detto che quello era l'inconfondibile profumo di rose di Padre Pio, quindi avevo avuto un contatto. Ora, tirate il fiato, tiratemi uno schiaffo, tiratemi gli insulti, tirate le conclusioni che volete, fate gli esempi tipo come mai ci sono le guerre, come mai i bambini si ammalano, tanto sono domande che mi faccio anche io sicuramente. Ma da quel giorno io ho imparato a controllare l'ansia, sto meglio, controllo le crisi, controllo, so che cos'è la depressione, che spesso porta soprattutto i giovani a gesti estremi. Oggi prego un pochettino di meno, questo mi aiuta di meno, ovviamente. Mi abbatto per tante cose, però poi dopo mi rialzo, mi arrabbio, il mio carattere, sono combattivo. Però sono una persona che da quel giorno ha cominciato a usare il cervello in modo diverso e soprattutto in modo obiettivo. E soprattutto ho scoperto di non essere solo. E non sto parlando, con tutto il rispetto, di chiesa, di preti, di vangeli. Sto parlando di un ragazzo vulnerabile, fragile, indifeso, senza forze, che era talmente disperato che non voleva a momenti neanche più vivere e che oggi invece è consapevole di non essere solo.